Ciao amici YouTube, bentornati a questo appuntamento. Oggi parleremo della luna piena nel segno della Vergine che avverrà il giorno 18. Ora che sto facendo questo video, la luna entra proprio nel segno della Vergine ed è proprio quando la luna entra nel segno in cui diventa piena o diventa nuova che si sente di più l'energia proprio intorno a noi. Siamo infatti in un momento in cui stiamo sentendo in maniera particolare questa luna piena, anche perché sarà l'ultima luna piena del nostro anno astrologico. Ho già spiegato che noi astrologi festeggiamo il giorno del 20 di marzo, 21 dipende dall'anno, come una specie di capodanno. Anche voi potreste magari, soprattutto chi è vicino a queste energie, festeggiarlo in qualche modo, abbandonando forse qualcosa di voi che non vi appartiene più. Ma di questo ne parleremo proprio quest'oggi perché voglio approfondire questa luna piena nel segno della Vergine, l'ultima luna piena dell'anno astrologico, insieme a voi. Lo faremo attraverso una lettura astrologica dei transiti planetari più importanti, un po' come ho fatto il video del settimanale dove moltissimi avete scritto che vi è piaciuto, quindi faremo prima una carrellata veloce di quelle che sono le energie segno per segno. E dopodiché passeremo alla lettura interattiva di questa luna piena. Lo faremo con la selezione di tre cristalli. Quindi voi in basso nella descrizione trovate sia la parte astrologica, ascoltate il vostro sole, il vostro ascendente, ma soprattutto la vostra luna, visto che si tratta di energia lunare in questo momento. E dopodiché in basso ancora trovate proprio le tre varianti che avremo proprio per questa lettura così particolare, così mistica. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che si stanno iscrivendo al mio canale. Grazie, 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 è veramente un onore avervi qua. Per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail e la mia pagina web. Ricordo che sulla pagina web andate su prenota, prenotate il vostro consulto, io vi do vi do subito, diciamo, una data per poter parlare con me, immediata quasi. Allora, iniziamo a parlare di questa luna piena che è così, insomma, importante. Allora, la luna piena nel segno della Vergine rappresenta un po' il perfezionismo, no? La Vergine è il segno proprio della perfezione. Molto spesso però essere così perfetti, così puntuali su alcune situazioni potrebbe impedire di fare un salto di qualità anche nella nostra vita, di lanciarsi probabilmente in qualche progetto o probabilmente vi impedisce di andare verso una nuova realtà di voi stessi. Quindi questo perfezionismo, tra virgolette, che si manifesta spesso nella nostra vita, potrebbe bloccare qualcosa di voi. È interessante perché molto spesso l'idea di perfezionismo si manifesterà molto su questa nostra luna, su questo nostro momento. È vero che il perfezionalismo non è molto spesso l'automiglioramento, questo bisogna fare un po' attenzione perché il perfezionalismo è radicato nel desiderio di approvazione e di ciò che pensano anche gli altri. Mentre l'automiglioramento, cioè l'essere migliori per se stessi, è radicato nella propria crescita personale. Questo è proprio un concetto psicologico molto importante che è incentrato molto sulla crescita personale. Ecco, ho voluto prendere proprio questa definizione che è di Brené Brown. Proprio perché molto spesso cosa succede dentro di noi? Viviamo con delle condizioni o dei condizionamenti, dei sensi di colpa, del giudizio, della vergogna delle altre persone o di chi ci giudica in questo momento. Allora, l'essere perfetti potrebbe essere una condizione che in questo momento noi dobbiamo metterla un po' in discussione. Noi siamo perfetti per noi stessi, per automigliorarci, o siamo perfetti perché vogliamo che gli altri ci diano un giudizio di noi perfetti? Moltissimi di voi mi risponderanno e daranno la propria spiegazione. Quindi, questa idea, diciamo allora, di perfezionismo che è tipico della Vergine, si manifesterà moltissimo durante queste giornate. L'universo ci sta sfidando diciamo, affrontare, a confrontarci dove possiamo usare il nostro perfezionismo
per nasconderci, ostacolare proprio il nostro movimento in avanti, la nostra crescita personale. Dobbiamo immergerci un po' di più durante questa luna piena, dobbiamo sradicare probabilmente alcune convinzioni che ci hanno ostacolato, dobbiamo iniziare magari ad aiutarci anche a noi stessi per capire quali sono in realtà i nostri problemi che ci stanno ostacolando, soprattutto i problemi di autostima. Scusate se uso un termine o termini molto psicologici, ma credo che questo sia un momento fondamentale per entrare dentro di noi stessi. Noi che crediamo nelle energie della Luna e dei pianeti, questo è un momento dove potremmo trovarci a diventare sempre molto più consapevoli di chi siamo e di quanto valiamo. Mentre stiamo, diciamo, autoesplorando queste probabilità così profonde che abbiamo dentro di noi, ed è probabile che questa profondità, diciamo, nasconde magari un rilascio, perché le lune piene, io ricordo sempre, sono un momento di supporto ogni mese per rilasciare qualcosa nella nostra vita. Diciamo che una volta che avete identificato qualcosa che non vogliamo più portare con noi, possiamo, diciamo, prendere l'energia di questa luna piena per aiutare a guidarci verso un cammino diverso e lasciare andare quello che non ci piace. Tutto quello che dobbiamo fare però è impostare un'intenzione in questo momento e poi passare all'azione, quindi cercare di seguire le vibrazioni lunari in questo momento. Lavorate con questa luna piena nella Vergine perché per affrontare e rilasciare questa sensazione che noi abbiamo sempre di aggrapparci alla perfezione, dobbiamo ammettere comunque a noi stessi che molto spesso siamo impediti a fare dei passi proprio perché vogliamo sembrare perfetti e non essere perfetti. Quindi questa luna piena nella Vergine serve proprio per riconoscere un po' anche quello che noi siamo, la nostra autostima e poi magari più in là, immediatamente nei mesi successivi o qualche giorno dopo, iniziare seriamente a lavorare proprio su un cammino nuovo. È bello perché questa luna piena di marzo coincide spesso, è vicino quasi con l'equinozio di primavera, che è un punto cruciale in astrologia perché è considerato l'inizio dell'anno astrologico. Quindi, prima di iniziare un nuovo anno astrologico, possiamo usare le energie di questa luna piena nel segno della Vergine per riflettere, diciamo, un po' sul viaggio che abbiamo percorso negli ultimi 12 mesi e per eliminare appunto le cose che non vogliamo più portare con noi nel nuovo anno. Come ho già detto, le lune piene sono sempre un momento di potente pulizia, di potente rilascio. Quindi, insieme a lasciare andare il perfezionismo, pensiamo anche ad altre aree della nostra vita o emozioni di cui vogliamo assolutamente liberarci. E stabiliamo però delle intenzioni. Questo è molto importante per la magia delle lune piene, perché in qualche modo le intenzioni in questo momento possono aiutarci a liberare un po' quella strada, quell'universo di cui noi abbiamo bisogno. Dobbiamo infatti creare questa connessione con il nostro essere più profondo. Perché? Perché questa luna piena nella Vergine è altamente supportata anche da un pianeta che è il pianeta Nettuno in questo momento. Nettuno è il pianeta della crescita spirituale e può aiutare ad accelerare lo sviluppo della nostra intuizione e l'apertura anche del nostro terzo occhio, ecco il sesto chakra. Sotto questa energia la nostra intuizione è probabile che sia intensificata per essere poi sicuramente ascoltata qualsiasi sensazione viscerale che abbiamo dentro di noi. In superficie Nettuno può a volte offuscare le cose, rendere un po' difficile, diciamo, e confonderci un po' di quella che è la nostra strada, di quello che stiamo facendo. E questo è uno sforzo che dobbiamo fare noi stessi per convalidare la nostra sicurezza. E qui torniamo al discorso di autostima. Se c'è qualcosa di inquietante che è successo, che vi mette un po' inquietudine in questo momento, sappiate che con questa luna piena inizierete a rimuovere un po' questa incertezza che avete vissuto nell'ultimo periodo. Sapete qual è anche il problema? Abbiamo vissuto un periodo di grande profondità perché siamo in un periodo di acqua.
acqua. Abbiamo il Sole nei pesci, abbiamo avuto soprattutto il Sole nei pesci, Nettuno, Giove, Marte, Mercurio, sono tutti grandi pianeti che continuano anche a transitare nei segni di acqua. Ci sarà una data fondamentale ad aprile, che sarà il 12 aprile, ma di questo voglio parlarne poi un po' nei prossimi video. Ma non sottovalutiamo questo momento, perché è molto importante in questo preciso istante guidarci verso una nuova dimensione. Ricordo inoltre che l'energia della Vergine a volte può anche smuovere le cose per quanto riguarda la vostra salute, quindi assicuratevi di prendervi cura di voi stessi sotto questa energia e cercate di non esagerare o pretendere troppo dal vostro corpo. Non ci sono premi in questo momento, non ci sono delle punizioni per chi fa male, cioè non dovete sempre pensare che chi fa qualcosa in più fa qualcosa di più importante sostanzialmente. Sotto questa energia di luna piena datevi proprio il permesso anche un po' di disconnettervi da queste idee di perfezione, che tutto deve essere perfetto nella vita, che tutto deve essere sempre paragonato agli altri. Dovete un po' lasciarvi andare in questo momento, cercate di ripristinare un po' la vostra autostima, questa è la cosa più importante. Fate un viaggio spirituale, guidatevi dentro delle dimensioni importanti e cercate di dare una strada nuova alla vostra anima. Questo sarà fondamentale. Voglio iniziare con voi, amici della Vergine, dato che questa luna piena cadrà proprio sul vostro segno. È una luna piena che tirerà fuori tutto ciò che è in voi, amici della Vergine. Ciò significa che passerete delle giornate probabilmente a riflettere tantissimo sul vostro atteggiamento, su come voi vi comportate probabilmente nella vita. Probabilmente avete perso anche dei momenti o delle situazioni seriamente difficili che avete vissuto in questo periodo e avete bisogno in qualche modo di riprendere un po' la vostra inerzia, il vostro movimento verso qualcosa di importante. Saranno giornate fondamentali per voi, un periodo e un momento dove gli amici della Vergine hanno bisogno veramente di riflettere tantissimo sull'idea di esperienza. Quali sono state le vostre esperienze nella vita, cosa avete creato fino a questo momento e soprattutto cosa avete imparato da queste esperienze di vita che vi hanno reso comunque delle persone estremamente più sensibili del solito. La Vergine si sente in uno stato di grande sensibilità in questo momento e questa luna ve lo farà capire tutto. Evidentemente qualcuno di voi aveva seriamente bisogno di entrare in contatto con la realtà, con la vera essenza di ciò che eravate. Voi spesso indossate una maschera di grande durezza, indossate una maschera probabilmente di autodifesa. Ecco, questa luna, queste giornate probabilmente vi faranno vivere di più il vostro essere, il vostro modo di essere. Avete bisogno in questo periodo di pensare molto di più a voi stessi e queste saranno giornate in cui probabilmente state facendo una grande autovalutazione di quelle che sono le situazioni intorno a voi. State facendo bene, in realtà siete sulla buona strada, ma è vero che preferireste magari passare più tempo con persone, per esempio amici o persone che magari vi lasciano un po', insomma, vi fanno vivere comunque delle emozioni più rilassate, perché è meglio comunque in queste giornate non pensare troppo, perché è possibile che questa luna piena vi farà tanto pensare e riflettere su di voi stessi. Ecco perché potreste vivere magari delle giornate un po' di solitudine durante questo periodo. Godetevi questo momento perché questa è una luna fondamentale. La bilancia, siete molto fortunati, perché in realtà questo momento è estremamente importante per voi. Potete sentire la parte migliore proprio di questa luna piena nel segno della Vergine. Vi butterete completamente dentro a delle realtà importanti in questo momento, perché lascerete molto spazio a qualsiasi situazione di positività e meno spazio a persone o a situazioni che in questo momento non vi stanno regalando minimamente delle belle emozioni.
In altre parole, queste sono giornate in cui bisogna giocare molto e essere molto più inibiti nella vita. Quindi mi raccomando, i pensieri, nessun pensiero negativo. Dovete essere solo coinvolti in attività che vi possono regalare delle grandi opportunità. Questo vi renderà molto felici e in un certo senso anche vi farà vivere delle grandi emozioni. Avete comunque bisogno di spensieratezza in questo momento. Sapete, questa luna piena aprirà un attimo delle porte o degli armadi, dei cassetti che erano rimasti chiusi per molto tempo. Ecco perché sarà fondamentale durante questo periodo vivere un po' quelle emozioni che forse avevate tralasciato da molto tempo e che a causa magari di una vostra incertezza, instabilità, non eravate riusciti poi a vivere al 100%. Sarà fondamentale durante questo periodo entrare in contatto con alcune realtà, con alcune situazioni che secondo me potranno vivere o potreste vivere con grande emozione. Gli amici dello Scorpione, questa luna vi farà analizzare tutto nella vostra vita e il valore che voi date alla vita sostanzialmente. Questo sarà un momento fondamentale dove potete veramente vivere delle grandi opportunità ed è purtroppo anche una luna dove bisogna arrivare ad una conclusione. E perché tutto deve scorrere in questo momento. Sembra quasi che lo Scorpione è molto stanco di cercare di salvare tutti, di stare davvero a dare molto per le altre persone, in modo che tutte le persone sostanzialmente in questo preciso momento sono lì sempre a prendere da voi delle energie. Potreste in questo momento lasciare andare delle persone che trovino la propria strada. Mi viene da pensare, non lo so, i figli o qualcuno vicino a voi che deve in qualche modo ritrovare un po' la propria strada e che in qualche modo deve riprendere un po' il controllo su se stesso. Questo però sarà molto importante perché lo Scorpione deve rilasciare forse persone o situazioni che non fanno più per voi, che in qualche modo non possono più coincidere col vostro modo di pensare o la vostra vita. Gli amici del Sagittario vivranno questa luna in quadratura, sarà una quadratura al vostro decimo campo, un campo che riguarda il lavoro. Però ragazzi, le prospettive lavorative in questo momento saranno molto importanti per voi e vi troverete a vedere il mondo da una prospettiva completamente diversa dalle altre persone. Vi piacerà analizzare, giudicare le cose, sarà importante la vostra opinione sugli altri, quindi cerchiamo di capire, di sentire dove sostanzialmente stiamo andando in questo preciso momento. È molto probabile che avrete una mente molto vigile in questo momento e darete un'opinione molto logica su quella che è il vostro mondo o modo di pensare. Queste saranno giornate importanti per impegnare anche a fare qualcosa di operoso nella vostra vita, quindi laborioso sostanzialmente, perché da questo momento in poi finalmente chiuderete un ciclo molto importante, capirete realmente qual è la vostra strada lavorativa. E avere comunque una giusta direzione per le questioni economiche o comunque lavorative significa per voi tanto, perché spesso il Sagittario ama vivere di sogni, ma poi a un certo punto si trova a vivere dei momenti di grande instabilità. La Vergine vi farà mettere i piedi a terra e vi chiederà e vi dirà soprattutto di analizzare, canalizzarvi soprattutto verso un cammino, una direzione che fa per voi. Per il Capricorno, saranno giornate in cui prenderete veramente il massimo per voi stessi. Sarà un momento con questa luna piena in Vergine, che tra l'altro è un trigono di terra al vostro sole, un buon momento per poter iniziare a pensare a qualcosa di fuori dal normale. Uscire un po' dai vostri orizzonti, iniziare a pensare ad allargare anche un po' le vostre conoscenze. Questo è un momento fondamentale per gli amici del Capricorno per iniziare a vivere delle realtà importanti. E
iniziare a forse anche dei percorsi di conoscenza, quindi mi viene da pensare degli studi nuovi, degli approfondimenti a livello lavorativo, iniziare magari a studiare qualcosa riguardante anche la vostra economia, come approfondire come investire, come approfondire la vostra conoscenza economica. Insomma, tutti questi saranno veramente dei grandi benefici che poi a lungo termine, senza preoccupazione, riuscirete a prendere veramente dei grandi risultati, dei grandi frutti. So che in questo momento volete tutto e subito, ma non sarà così. La luna nel segno della Vergine, la luna piena nel segno della Vergine dice fermati. Evidentemente devi lasciare indietro qualcosa della tua vita, devi lasciare qualcosa che non va e iniziare magari un percorso che secondo me ti porta verso una nuova dimensione. Questo è veramente qualcosa di importante. Queste saranno giornate magari dove capirete veramente che la cosa più importante è avere pazienza in questo momento, che non si può avere tutto, però se seminate veramente bene durante questo periodo sarà veramente importante. Ascoltate comunque i messaggi intorno a voi, perché questa luna toccherà un campo molto mistico per voi. Lasciatevi andare anche un po' più in profondità con la fede o con la conoscenza anche del mondo intorno a noi, perché questo potrebbe veramente aiutarvi tantissimo anche a riconoscere quali sono i percorsi, le strade che state facendo in questo momento. Se dovete viaggiare, fare vari viaggi lunghi, questi sono veramente importanti. Questo è un momento bello, un momento dove magari rilassarsi sostanzialmente o iniziare ad organizzare qualcosa di importante. Attenzione alle documentazioni, finalmente arriverà il momento giusto per definire qualcosa a livello giudiziario o burocratico. Per gli amici di Acquario, questo è un momento in cui sicuramente state vivendo dei grandissimi momenti di cambio in questo periodo o negli anni precedenti o nei mesi precedenti. Questa è la forza di Saturno, sostanzialmente. Voi sapete che quando poi queste lune capitano o questi movimenti capitano nella casa numero 8, che è un po' la casa della grande trasformazione dentro di noi stessi, ricordatevi che la casa numero 8 nei tarocchi potrebbe essere definita un po' come la morte. Quindi qualcosa che nella nostra vita è necessario lasciare, radici che dobbiamo tagliare per poter avanzare nuovamente. Però fate molta attenzione perché questa luna piena cadrà in un segno comunque di grande stabilità. Tutto ciò che succederà in questo momento è semplicemente grazie ai vostri sforzi e alla vostra pazienza. Potrete finalmente dire un giorno che ce l'avete fatta e avete fatto la cosa giusta una volta per tutte. Quindi non ci saranno nessun tipo di rimpianto. In queste giornate proprio sarà fondamentale prendere una decisione importante. È un giorno in cui finalmente riceverete magari delle notizie, o se non le riceverete, non le riceverete personalmente, le potete ricevere proprio a livello intuitivo. Qualcuno di voi sentirà proprio intuitivamente la vera risposta, il vero mondo. Quindi queste sono giornate dove dire sì. Ce l'ho fatta e sono anche molto fiero di quello che ho fatto in questo momento. L'acquario però deve tenere in considerazione anche un aspetto importante, la propria passionalità, la propria forza vitale dentro di sé. Questi saranno giorni in cui sentite la voglia di rinascere anche a livello proprio passionale, proprio a livello fisico, riconquistare probabilmente qualcuno, rivivere qualcosa di importante in questo momento, riscoprire anche la propria sessualità o il proprio amore per se stesso, e questo sarà fondamentale. Un aspetto importante in queste giornate saranno i debiti, quindi se avete prestato soldi o se dovete dare dei soldi perché avete dei debiti, organizzate queste giornate perché la Vergine è molto organizzata e può aiutarvi veramente queste giornate a ristabilire finalmente una meta. Allora, gli amici dei pesci, per voi questa luna piena cade in opposizione al vostro sole. Voi siete un po' il segno che ha tanto, troppo in questo momento, no? Avere così tanti pianeti, avere così tanti transiti nel proprio sole, nella propria casa, non è facile. Soprattutto un segno come voi che non riesce mai a prendere tutto così in maniera veloce. Questi però sono transiti di cui avevate veramente bisogno.
perché avevate comunque bisogno di avere qualcuno in questo momento, o comunque una spinta maggiore proprio nella vostra vita. Questa luna cadrà nella vostra casa del piacere, delle relazioni, e quindi arriva un po' per ricordarvi sostanzialmente che la vita è fatta anche di relazioni sane, di persone che probabilmente non devono sempre giudicare nella vostra vita o darvi contro o comunque creare delle situazioni sempre così instabile. Ecco perché sarà fondamentale per gli amici dei pesci durante questo periodo mantenere comunque un aspetto sempre più sano nel modo di vivere. Cercate di vivere delle relazioni vere. È vero che durante queste giornate finalmente metterete i puntini sulla I, la Vergine aiuta sempre a dire o a dare un po' di costanza nella nostra vita. Però è anche vero che queste saranno giornate in cui avete seriamente bisogno di vivere delle emozioni un po' più vere sostanzialmente. Quindi datevi da fare perché queste giornate di luna piena vi diranno di smetterla con i sogni o le illusioni, aggiungerei, che probabilmente non saranno mai parte della vostra vita. L'Ariete sta vivendo un momento molto particolare, lo dico personalmente perché sono l'Ariete, ma perché sento tantissimi amici dell'Ariete che stanno vivendo un cielo di acqua così forte. Purtroppo, quando un cielo è così pieno di acqua, quindi abbiamo avuto il Sole in Pesci, Giove, Nettuno, così tanto attivi tutti questi pianeti, abbiamo avuto una luna nuova in Pesci all'inizio di marzo, e l'acqua spegne il fuoco. Quindi l'acqua così tanto abbondante, purtroppo anche un guerriero come l'Ariete riesce comunque a vivere dei momenti di grande sconforto. Questa luna, diciamo, arriva un po' in aiuto. Non è un momento perfetto, secondo me, per iniziare a pensare seriamente a qualcosa. Sembra quasi che fate fatica a pensare a qualcosa di serio in questo momento. Sembra quasi che tutto non finisca. Ma in realtà finirà, questo è un momento che finirà, è un momento in cui bisogna avere tempo per aspettare, bisogna pensare molto di più, magari al fatto che dobbiamo creare delle sane abitudini intorno a noi. Questa luna piena nel segno della Vergine cade proprio nel sesto campo, è un campo fondamentale, quello proprio della Vergine, quindi è il campo del ritrovare un po' il senso di giustizia, l'equilibrio verso di noi stessi, anche un po' l'aspetto di salute. Quindi mi raccomando, le persone che in questo momento hanno proprio seriamente bisogno di vivere delle relazioni sane, e poi anche non soltanto la salute fisica, ma anche la salute mentale. C'è proprio bisogno in questo momento per gli amici della rete di trovare, o di percorrere. Di fare dei percorsi sani, vivere persone sane, positive, iniziare a svegliarsi con un umore diverso durante il giorno. Tutto questo vi aiuterà piano piano poi a vivere dei momenti di sempre più possibilità, capacità magari di vivere in maniera più senza ostacoli, ecco, senza ostacoli. Ovviamente è un momento difficile, ma tutto questo finirà. Però la luna piena nella Vergine vi sta anche dicendo, amici dell'Ariete, cosa avete sbagliato e per quale motivo vi siete ridotti a tutto questo. E questo lo capirete tantissimo. Chiedetelo a voi stessi, ecco. Amici del Toro, per voi questa sarà una luna in trigono in un segno di terra. E questo sarà un momento bellissimo per voi perché finalmente in queste giornate vivrete un po' la spensieratezza, la voglia di vivere come qualsiasi situazione di positivo intorno a voi. La parola chiave in questo momento è divertimento, perché questo è un campo fondamentale. La casa numero 5 è la casa della spensieratezza, del divertimento, dell'allegria, della positività, ma anche del flirt. Quindi, amici del Toro, soprattutto le persone che vivono un amore, che vivono, scusatemi, da una condizione da single, troveranno qualcuno con cui finalmente
vivere delle emozioni importanti, ma anche voi che vivete già delle relazioni, vivrete un po' più di malizia, avete voglia più di conquistare questo momento in cui dovete impegnarvi probabilmente sulle questioni vostre personali, e sarà veramente bello vivere queste grandi emozioni, dato che il cielo vi regalerà comunque delle grandi opportunità. Il toro avrà a che fare molto con i figli durante queste giornate o con il mondo della fertilità. Ecco, quindi è molto probabile che vi troverete molto a pensare, se non siete mamme, al fatto di essere madre o padri. E invece, se lo siete, dovete dedicarvi molto proprio all'educazione dei vostri figli, alla scuola, a giocare con loro, perché sarà un momento dove sentirete proprio la necessità di connettervi di più proprio con questo mondo spirituale. Gli amici dei gemelli vivranno una quadratura con questa luna e la vivranno in casa al numero 4. Dovete forse risistemare qualcosa intorno alle vostre quattro mura, quindi intorno alla vostra famiglia o le persone care della vostra famiglia, quindi che possono essere genitori, amici, genitori, fratelli, sorelle, cugini, zii, tutto quello che è la vostra famiglia. Poi ho detto amici, ma in realtà ci sono amici che in realtà fanno parte della vostra vita. Dovete però essere leggermente un po' più duri in questo momento, cioè dire le cose come stanno, dovete in qualche modo trovare una soluzione migliore nella vostra vita, anche familiare. Dovete probabilmente parlare su determinate condizioni che non stanno andando come voi pensavate. C'è qualcosa che state tenendo dentro. E queste saranno giornate in cui forse direte la vostra opinione, però lo farete in maniera giusta, nel senso le cose che direte non saranno arrabbiarvi e dire tutto quello che pensate. Magari dire va bene, mi arrabbio, però in questo è arrivato il momento per transitare verso una soluzione, per trovare comunque una soluzione e qualcosa di cordiale, qualcosa che possiamo finalmente condividere entrambi. Ecco, è importante questo momento per i gemelli che vogliono vivere, per esempio, vogliono cambiare casa, vogliono comprare casa, vogliono comunque far partecipare, diciamo, a delle novità a livello di casa, che secondo me sarà molto importante in questo momento. Vi devo dire la sincerità, questo è il momento dove pensare seriamente a degli acquisti o delle compravendite. Gli amici del Cancro avranno l'opportunità di parlare chiaro durante questa luna piena. Finalmente determinate comunicazioni che erano state chiuse dentro di voi stessi, o comunque delle situazioni che forse vi creavano un po' di frustrazione o di ansia, verranno dette. Questa è una luna piena mutabile, quindi è molto probabile che da questo momento in poi finalmente le cose che bisognava dire bisogna spingerle fuori e iniziare a muovere un'energia diversa. Perché voi sapete, amici del Cancro, che quando trattenete qualcosa, state in silenzio, non solo soffrite tantissimo, ma non si muove nulla. Voi avete una grande capacità e siccome la Luna è il vostro satellite reggente, dovete in qualche modo trovare la forza e il coraggio di mettere in ordine qualcosa parlando, discutendone. Riceverete anche voi messaggi molto importanti durante queste giornate, messaggi che avevate bisogno di sentire, di ascoltare, perché mettono un po' ordine nella vostra vita. Avevate bisogno di verità, di organizzazione, di sensazioni nuove, e voi ci sarete riusciti, ci state riuscendo sostanzialmente. Queste saranno giornate utili per poter finalmente pensare ad un lavoro nuovo o magari a delle buone occasioni per firmare un contratto, per stabilire delle situazioni burocratiche che in questo momento probabilmente eravate un po' in crisi. Ottime giornate proprio per riorganizzare a livello proprio comunicativo, documentare tutta la vostra vita personale. Per gli amici del Leone, tutto riguarderà invece la sfera economica. Chissà, proprio questa Vergine vi sta dando una dritta su quelle che devono essere la realizzazione perfetta della vostra vita. Non ci sono limiti in questo momento, dovete esprimere semplicemente un desiderio e iniziare ad imboccarvi le maniche e farlo. Questa luna sarà ottima per le questioni economiche, sarà una luna piena
piena per dire basta ad una mentalità un po' limitante, probabilmente che avevate vissuto durante questo periodo. Questa mentalità poteva essere rivolta, poteva essere probabilmente vista come una situazione di, sì, appunto, di limitazione o magari di abitudine, chiamiamola un po' così, vi siete un po' abituati. Purtroppo ci sono situazioni che si devono smuovere, lavorative, dovete essere forse un po' più attivi, dovete muovervi in qualche modo, dovete essere persone che devono creare il successo, creare proprio l'abbondanza dentro di voi. Questa luna piena vi sta proprio dicendo fallo adesso, proponi le tue idee. Inizia a discutere delle tue mete, perché questa potrebbe essere veramente una grandissima occasione per poter seriamente superare qualsiasi tipo di ostacolo. Le idee manageriali, quindi economiche, in questo momento sono favolose. Forse qualcosa deve essere eliminata perché troppo tempo vi sta facendo perdere, ma guardate avanti perché sicuramente ce la farete. E per voi la stabilità economica rappresenta anche una stabilità personale. Per questa occasione andiamo a selezionare due dei nostri cristalli. Allora, potete ascoltare entrambi i messaggi o potete fare la selezione di solo uno dei miei cristalli. Quest'oggi ho voluto selezionare l'ametista, come potete vedere qui è una delle pietre migliori in questo momento perché ci connette al nostro mondo spirituale, al nostro mondo interno, e poi il diaspro Dalmata, un'ottima pietra per la radice, per il chakra radice, visto che questa è una luna piena in un segno di terra, sarà fondamentale mettere proprio i piedi per terra e connettersi con l'energia della sanazione, della cura del nostro corpo. Quindi andremo a fare una selezione di questi due cristalli. In basso trovate il tempo, mi raccomando, respirate. Connettetevi con l'energia che preferite e noi iniziamo con la numero 1. Allora, per tutti coloro che hanno selezionato l'ametista, questa bellissima pietra collegata all'ultimo chakra, al chakra corona, viene chiamato. Questa è una pietra molto particolare, in realtà è una semplice ametista, non è neanche così tanto preziosa, diciamo. Ed è collegata alla spiritualità, quindi è molto bello quando ci connettiamo, soprattutto in luna piena, con pietre o cristalli che hanno comunque un potere così esoterico, sostanzialmente trascendentale, ci aiutano comunque a connetterci con una parte molto più spirituale. Vediamo un po' qual è la vostra carta della luna in questo momento, la luna piena nei pesci, la carta del perdono. Perdono verso qualcuno, verso una situazione, una realtà, qualche persona probabilmente, o perdono verso voi stessi soprattutto. Avete trascorso forse troppo tempo e avete abbandonato forse durante questo tempo gran parte della vostra volontà, gran parte del voi stessi, del vostro essere. E questa è una carta proprio che indica la necessità probabilmente per molti di voi di ritrovare un po' quella autostima che molto spesso vi è venuta a mancare durante questo periodo. È possibile che qualcuno vi verrà a chiedere anche scusa per come si è comportato, per come vi ha trattato. È possibile che ci sia proprio durante questo periodo di luna piena l'opportunità di chiudere un ciclo e di finalmente trovare una soluzione a qualche realtà o qualche problema che avete vissuto durante questo periodo. Mi rendo conto che le persone che hanno scelto l'ametista hanno seriamente bisogno di superare quel piccolo ostacolo che probabilmente era definito un po' da questioni personali, da questioni interne molto molto forte. La luna piena di pesci è molto particolare, tra l'altro questa è una carta che proprio in questo periodo così tanto di acqua è venuta fuori. Sappiamo che questo è un periodo in cui Nettuno sarà estremamente attivo, Mercurio, che è il reggente di questa lunazione, si trova in pesci, abbiamo il Sole che è in pesci in questo momento, ancora negli ultimi gradi,
Abbiamo Giove che è in pesci in questo momento e questa luna piena non fa altro che un'opposizione pesci, quindi potete immaginare quanta acqua c'è in questo cielo. E proprio forse voi che avete scelto l'ametista avete bisogno anche di questo, siete stati un po' inondati da emozioni contrastanti. E questo potrebbe essere proprio il tipico periodo, il tipico momento in cui finalmente riuscirete anche a perdonare, a capire che avete perso troppo tempo in questo preciso istante, o avete forse finalmente riconosciuto l'errore di qualcosa. Non vi nego che qualcuno potrebbe aver riconosciuto lo sbaglio che ha fatto nei vostri confronti. Questo potrebbe essere un bellissimo momento in cui qualcuno riesce a ritrovare proprio dentro il suo mondo anche qualcosa di importante, un'emozione che secondo me potrebbe essere valida durante questo periodo. Allora, prendiamo un po' di carte, vediamo un po' quale uscirà. Abbiamo un fante di bastoni. Abbiamo una regina di spade. Abbiamo il carro. Un due di spade. Aspettate, facciamo un po' di spazio, almeno così riesco a mettere sette carte sul tavolo. Abbiamo la carta del giudizio. La carta della ruota della fortuna e la carta della morte. Mamma mia, ragazzi, che lettura tanto speciale, profonda in questo momento che avete voi e che avete scelto l'ametista. Allora, partiamo subito con la prima carta. Abbiamo il fante di bastoni. Questa è una carta interessante perché rappresenta una prospettiva di vita nuova. Credo che inconsciamente moltissime persone che hanno selezionato questa carta, o questa, scusatemi, questa pietra in realtà, questa stesura, hanno dentro di sé, sentono forse la necessità anche dentro di sé di sentire in qualche modo una spinta nuova, una spinta verso una realtà nuova. È possibile che le persone che hanno selezionato questa pietra sentono la necessità proprio di iniziare a cavalcare verso nuove onde, nuove realtà, probabilmente mettersi in gioco anche e avventurarsi probabilmente verso situazioni che fino a questo momento erano rimaste leggermente un po' da parte. Il fante di bastoni rappresenta una figura della vostra vita, potrebbe essere un figlio giovane, una persona un po' più giovane di voi, un segno di fuoco, quindi un ariete, un sagittario, un leone che potrebbe essere molto vicino in questi giorni alla vostra vita. Potrebbe essere una persona, scusate, nuova e quindi un nuovo amore, una nuova conoscenza. Attenzione perché rappresenta sempre un'avventura. Quindi vedo che c'è un'avventura dentro queste carte. E, insomma, vedo anche poi tanti arcani maggiori che rinchiudono un po' questo vostro mondo. Abbiamo una regina di spade e questa potrebbe essere voi se siete un'energia femminile, ma credo che anche se siete uomini, questa è una carta molto vicina ad un atteggiamento estremamente rigido e logico molto spesso. È vero che è una carta di grande sincerità. Probabilmente durante questo periodo qualcuno di voi ha voglia di mettere le cose in chiaro, ha voglia di sistemare probabilmente un po' di realtà che non sono ancora state ridefinite. È possibile che durante queste giornate qualcuno si ritroverà a discutere forse di qualcosa che avevate tralasciato da molto tempo e che dovevate adesso trovare una soluzione molto più importante. La regina di spada raffigura un po' anche le istituzioni, un insegnante, una persona che lavora nelle documentazioni, nella burocrazia. È arrivato il momento anche di sciogliere un po' di queste realtà. È possibile che durante questi giorni si trovino anche poi delle soluzioni grazie ad un personaggio come questa regina di spade che potrebbe esservi tra l'altro di aiuto soprattutto nelle questioni legali. È una madre, una donna, una figura femminile molto influente nella vostra vita, quasi un po' temeraria, qualcuno ha quasi timore di una regina di spade perché è spesso molto rigida, forse anche molto diretta nel modo in cui parla, potrebbe essere un segno di aria, una gemelli, un acquario
o una bilancia, ha un po' il potere in mano e sa decisamente dove andare. Questa potreste essere voi come donna o come energia in questo momento che sta segnando con questa mano, come potete vedere, la rotta verso una nuova strada, un nuovo percorso, o sta indicando a qualcuno probabilmente quello che deve affrontare o quello che deve fare. Vedete che subito dopo troviamo invece una carta di azione, quindi sembra quasi che questa regina spinga molti di voi ad azionarvi sostanzialmente, a prendere il controllo della vostra vita. Una volta che si perdona, proprio ritornando un po' al simbolo dell'oracolo della luna piena in pesci, quindi del perdono, si attiva dentro di noi anche la voglia di percorrere un percorso nuovo, di iniziare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Effettivamente siamo davanti ad una grande opportunità, quella di prendere in considerazione qualcosa di molto più importante nella nostra vita, lasciare forse anche da parte delle realtà che in questo momento erano rimaste leggermente un po' troppo offuscate. Ecco, diciamo, prendiamo il controllo della nostra vita, prendiamo tutti quei pregi ma anche quei difetti dentro di noi stessi e avanziamo. Questa è una carta di successo, ragazzi, è una carta dove anche il cielo vi protegge in questo momento. Siate forti, siate coraggiosi, ma soprattutto stabilite queste nuove mete che avete tanto bisogno di attivare davanti a voi. Potrebbe rappresentare un viaggio o uno spostamento verso qualcosa. Il 2 di spade e le indecisioni. Allora, sapete inevitabilmente che dovete prendere una decisione, lo vedo da tantissime carte, che sono carte di grande, opportunità per poter finalmente decidere cosa fare. Il 2 di spade raffigura un po' quell'arcano minore in cui abbiamo proprio bisogno di entrare in contatto con la nostra interiorità. Vedete che la donna è bendata in questa carta, quindi sembra quasi che noi non vogliamo neanche vedere la strada che stiamo percorrendo, ma la vogliamo sentire dentro di noi. Dobbiamo sentire intuitivamente dove stiamo andando. Sembra quasi che siamo ad un bivio in questo momento, no? Ma questo bivio è quasi fondamentale in questo preciso momento, perché detta un po', il nostro percorso. Noi sappiamo che dobbiamo avanzare, nello stesso tempo probabilmente non possiamo più tornare indietro, nello stesso tempo non possiamo più fare dei passi che probabilmente potrebbero essere molto pericolosi per noi, e abbiamo quindi abbiamo tanto bisogno in questo preciso istante di sostenere probabilmente un nuovo percorso. Quindi non abbiate paura, perché è possibile che durante questo periodo sentirete quasi la necessità di superare qualcosa di nuovo nella vostra vita. E le novità arriveranno anche a breve, devo dire. Qualcuno riceverà delle notizie importantissime. Adesso l'unica cosa di cui avete bisogno voi in questo momento è sicuramente rinascere, fare un po' i conti anche con quella che è stato il vostro passato, quello che è stata la vostra vita, quello che avete appreso fino a questo momento. È possibile che avrete una notizia quasi wow, importantissima, non ve l'aspettavate minimamente, qualcosa cambia, vedete che dopo questa notizia abbiamo la rotta della fortuna e la morte. Cioè, qui si attivano dei cambiamenti durante questo periodo che sono dei cambiamenti incredibili. I cambiamenti del destino. Vi devo dire la sincerità, probabilmente qualcuno già sapeva che doveva essere pronto a questo, ma diciamo ha tergiversato un poco questa realtà, un po' per la logicità di questa regina di spade, che quindi vi ha portato molto spesso a dire no, io sono forte, io ce la faccio. In realtà qui si vede tanta debolezza dentro queste carte, perché sembra quasi che avevate perso un po' la strada. Una carta che vi indica una strada nuova, una carta che vi indica il coraggio di prendere una decisione per una strada nuova, una carta che indica il coraggio di prendere in mano il controllo della propria vita per una strada nuova, per un successo nuovo. Ed inevitabilmente qui l'universo si farà sentire. Devo dire che le notizie non saranno assolutamente brutte, cioè sono veramente delle bellissime notizie,
saranno veramente delle novità e dei messaggi che in qualche modo apriranno nuovamente una strada per tutti quanti voi, ma che devono comunque essere presi questa volta in considerazione, perché mi rendo conto che qui avremo una grandissima trasformazione. L'arcano numero 13 è proprio il dover lasciare indietro tutto. Il dover anche fare un po' terra bruciata, tagliare tutti quei rami secchi che noi spesso ci portiamo dietro e iniziare a ricostruire la nostra vita con più voglia di, forse di novità e anche un po' più di freschezza, devo dire la verità. Quando la morte attiva dei cambi così importanti, o comunque soprattutto la ruota della fortuna in questo caso sta attivando dei cambi che sono comunque dei cambi che il nostro destino in realtà vi stava già chiedendo di fare, è arrivato il momento, ragazzi, questo momento credo che da questa luna piena fino al prossimo mese, moltissime persone di questa stesura sentiranno proprio un'energia che capovolgerà un po' la vostra realtà. Non sarà nulla di negativo, però dovete essere pronti. E dovete essere pronti ad abbracciare tutto. Quindi dovete connettere proprio la vostra mente, il vostro cuore, i vostri piedi col terreno, secondo me, e dire ce la devo fare, devo avanzare. Allora, voglio prendere un messaggio di queste meravigliose carte. Adesso ve le faccio vedere perché poi me lo chiederete. Questo è il potere dei pensieri di Louise Hay. Ed è uno psicologo importantissimo, quindi potete vediamo un po' quali sono, diciamo, dei pensieri positivi, no? Delle affermazioni positive in questo momento. Allora, mi è uscita la carta: la vita è semplice e facile. Certo, è semplice e facile nel momento in cui si decide di vivere con la semplicità e con la facilità di questa vita. Quando si decide anche e soprattutto di avere a che fare con delle persone nuove durante questo periodo e cambiare completamente un po' l'armonia intorno a noi stessi. Tutto quello che ho bisogno di sapere mi viene svelato al momento opportuno. Mi fido di me stesso e della vita, va tutto bene. Quindi questo è un messaggio che vi voglio regalare in questo momento. Spero che questa lettura vi sia stata utile. Buona luna piena a tutti quanti, ragazzi, mi raccomando, preparate un altare questa volta. Io non uso mai fare rituali nella luna piena, però iniziate a preparare un piccolo altare o semplicemente bruciate delle candele, accendete le candele in casa, bruciate dei fogli dove volete lasciare andare il passato e vivere quindi così. È un momento nuovo questo periodo, sarà molto importante. Tenete in mano un ametista se avete selezionato questa pietra perché vi darà tantissima intuizione, vi aiuterà proprio a capire tante realtà. Grazie, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao, un abbraccio. Allora, per tutti coloro invece che hanno selezionato il nostro diaspro dalmata, non so se conoscete questo diaspro, ma è proprio così a pois. E lo potete trovare, questo è anche un bellissimo diaspro, soprattutto per la comunicazione e con le persone care, cercare di ritrovare un po' di fiducia proprio a livello comunicativo potrà aiutarvi tantissimo. Allora, andiamo a vedere qual è la carta per voi. Abbiamo l'ultimo quarto di luna in Scorpione. Come ho detto prima, questo è un cielo di acqua molto particolare in questo periodo, no? Questa luna piena nella Vergine si aprirà proprio durante un periodo estremamente acquatico, tra virgolette, chiamiamolo così. Credo che sia forse sono stati 2 mesi circa dove abbiamo vissuto, no, forse 1 mese, sì, da metà di febbraio fino adesso, fino al 20 di marzo, avremo, ma credo anche un po' di più, perché poi avremo anche Marte, avremo anche Venere nei pesci. Quindi moltissimi pianeti, abbiamo avuto tanti stellium in acqua. Quando un cielo è così pieno, ricco di acqua, è normale che avremo le emozioni a fior di pelle, sentiremo tante emozioni, dalla rabbia all'amore, dalla felicità allo sconforto. Le viviamo tutte le emozioni che sono dentro di noi. Sono emozioni che secondo me erano state anche forse un po' limitate da noi stessi.
Ecco perché questa carta vi invita a rilasciare, a sbloccare tutto ciò che vi sta in questo momento appunto bloccando o limitando. Quindi rilascia ogni tipo di blocco in questo preciso istante. Cerca di trovare dentro di te la forza per iniziare a vivere in qualche modo delle emozioni più libere. Questi blocchi spesso sono blocchi che ci portiamo dall'infanzia, è possibile che qualcuno si renderà conto durante questo periodo che ci sono realtà che sono forse un po' limitate dentro di noi stessi a causa forse del fatto che ci siano state nella nostra vita delle realtà o delle situazioni che non sono state realmente facili da vivere. Ecco perché i blocchi che vivremo durante, o le emozioni che vivremo durante questo periodo di luna piena e queste giornate, soprattutto la prima settimana da oggi fino alla prossima settimana, saranno intense, saranno forti, pieni di emozioni. E noi purtroppo queste emozioni, soprattutto voi che avete scelto il Diaspora Dalmata, le vivrete molto di più, perché chi vive con la limitazione solitamente di questa emozione purtroppo non si lascia andare. Allora qui deve sempre intervenire un po' la necessità di godere un po' della vita, deve intervenire sempre un po' anche la spensieratezza, emozioni che in qualche modo vi serviranno e vi aiuteranno a liberarvi dai blocchi. Probabilmente qualcuno sta vivendo delle relazioni lontane, distanti. Siete voi che in qualche modo vi siete anche forse messi in un mood di protezione, di blocco verso le altre persone, avete bloccato degli amori, avete preferite non sentire determinate persone, ma sapete che le amate, sapete che avete bisogno di loro, sapete che avete bisogno di parlarne. E questi sono purtroppo dei momenti critici dove non si sa mai dov'è la verità, non si sa mai se seguire il proprio cuore o la propria mente. Io vi consiglio di sbloccarvi in questo momento, perché molto spesso si vuole parlare con una persona che abbiamo bloccato, che non vogliamo più sentire, semplicemente per orgoglio. E quindi, se è così, a questo punto ve ne renderete anche voi conto durante questo periodo e direte: "Ma sai che c'è? Ciao." Se invece stiamo usando questa strategia perché abbiamo paura di soffrire, ma nello stesso tempo amiamo questa persona, dobbiamo viverle queste emozioni. La vita è una, ragazzi. E anche le sofferenze purtroppo fanno parte della nostra vita. Questo è qualcosa di cui purtroppo non possiamo farne a meno. Detto ciò, bisogna vivere con più spensieratezza, mi raccomando, bisogna lasciare andare un po' le nostre emozioni in questo momento. Cerchiamo di connetterci comunque molto di più con la vita, quella, la vita proprio terrestre, quella che è dentro di noi, no? Perché abbiamo bisogno proprio di vivere delle emozioni più forti in questo preciso istante. Questo sarà un periodo in cui moltissime persone che hanno selezionato il Diaspora Dalmata sentiranno proprio una grande necessità di iniziare un percorso probabilmente fatto di opportunità. E quindi, se noi restiamo, diciamo, limitati nelle nostre paure, queste opportunità purtroppo non si muovono. Allora, prendiamo sette carte, vediamo un poco cosa vogliono dirci. Allora, abbiamo il 6 di denari, abbiamo il 2 di coppe, abbiamo il 3 di coppe, abbiamo un 7 di spade. Spero che le vedete bene, vero? Abbiamo il mondo, l'asso di coppe. Wow, ragazzi. Cavallo di coppe, incredibile. Sono carte meravigliose, non so perché non riesco ad metterle tutte, ma le ho sempre messe tutte quante qui, vediamo. Mettiamo il mondo qua.
Che meraviglia queste carte, ragazzi, eh? Effettivamente credo che qualcuno sbloccherà proprio quello che pensavo di più, i sentimenti, le emozioni. Si lascerà andare tantissimo in questo momento. 1, 2, 3, 4, 5 carte su 7 che rappresentano le emozioni, i sentimenti, l'amore, la rinascita. Allora, abbiamo innanzitutto un 6 di denari come prima carta, quindi sappiamo già che questo sarà un periodo dove sentiremo proprio un'energia di aiuto, qualcuno ci verrà in aiuto, sentiremo proprio la necessità anche di raccogliere probabilmente ciò che abbiamo seminato fino a questo momento. Questa è la tipica carta del dare e del ricevere. Se abbiamo dato tanto, abbiamo dato amore, noi in questo momento riceveremo realmente tutto ciò che abbiamo dato fino a questo momento. È un momento in cui sentiamo questa grande necessità di vivere proprio l'equilibrio intorno a noi stessi. Avremo dei premi anche economici, quindi è possibile che se qualcuno ha fatto dei lavori extra, sta vivendo comunque dei lavori molto pesanti in questo momento, sta facendo comunque delle scelte lavorative abbastanza importanti, verrà ripagato con la giusta moneta. È una carta, vi ripeto, ancora del dare e ricevere perché è possibile che in questo periodo noi capiremo proprio il fatto che molto spesso quello che noi diamo gli altri non ce lo possono dare. Ed è una cosa che ripeto molto alle persone. Sapete che noi viviamo sempre con la convinzione che noi stiamo dando tanto e gli altri non ci danno nulla. Io però mi rendo sempre più conto che ci sono persone che non si rendono neanche conto che noi stiamo dando, perché non sanno realmente dare o non hanno mai ricevuto nella loro vita. E quindi li stiamo abituando forse a delle emozioni nostre, li stiamo abituando a ricevere probabilmente sempre molto di più. Sono convinto che però questo è un periodo in cui riuscirete finalmente ad equilibrare un po' cosa io sto dando e cosa tu mi stai dando. Cosa io ti sto dando e cosa in realtà io vorrei ricevere. Però non vi preoccupate, perché effettivamente poi il resto delle carte sono molto positive, parlano di amore, parlano di unione, questa è un'unione, un legame molto forte. È la tipica carta delle anime gemelle, potete vederlo dal simbolo, dai due simboli qui, no? È un angelo quasi guaritore questo, no? Questo è il simbolo di Mercurio, quindi una guarigione di due persone che si incontrano, si uniscono, si vogliono e vogliono in qualche modo vivere delle grandi esperienze, vogliono lasciarsi andare sostanzialmente, vogliono finalmente rincontrarsi in questo universo. Sono due anime che sono rincorse, secondo me, in questo periodo e finalmente stanno riuscendo a vivere quelle grandi emozioni che avevano bisogno. E il due di coppe è anche un'unione, sì, fisica, però è anche forse un accordo che si trova, no? Quindi la voglia anche di iniziare forse un percorso nuovo lavorativo, un contratto di lavoro, lo vedo anche con il tre di coppe, forse qui c'è un mondo lavorativo diverso, nuovo, dei colleghi nuovi o delle persone nuove che stanno per entrare a far parte della vostra vita. Il tre di coppe è la carta della spensieratezza, dell'allegria, è molto interessante questa carta. Perché molto spesso ci troviamo di fronte a delle vere realtà, a delle realtà importanti, le realtà fatte sostanzialmente di gioia. Forse anche quello un po' dovete sbloccarvi, questa positività che è dentro di voi. E forse è da tanto che non state vivendo emozioni al 100% con delle amiche. Forse non state uscendo da tanto, ma concedetevi una serata, concedetevi un aperitivo con delle amiche, cioè liberatevi, no? In qualche modo, anche perché uscire non fa male, nessuno ci giudica, insomma, per quello che noi stiamo facendo. Ecco, forse l'unica carta di cui bisogna fare attenzione è quest'autosabotaggio che abbiamo dentro di noi stessi. E qui ritorno un po' al discorso che facevo prima sui blocchi che noi stessi ci imponiamo delle volte, no? Blocchi possono arrivare dal passato, dalle nostre famiglie, dalle esperienze passate, o ci sono dei blocchi che stesso noi ci limitiamo. Io conosco tantissime persone che dicono che vergogna cosa dice la gente. E questo è un po' il sette di spade. Una persona che purtroppo si autosabota.
che ha paura probabilmente di esprimere se stesso e scappa in questo caso. Uno, non scappate dalle belle emozioni in questo periodo. Due, non prendete nulla che non è vostro e dite io vado. Questo è un momento importante dove dobbiamo in qualche modo riconoscere anche la nostra stessa fatica. 3. Attenzione alle persone che vogliono prendervi in giro. Questo sarà un periodo in cui capirete moltissimo chi è intorno a voi, chi c'è intorno a voi e cosa in realtà vuole da voi. Abbiamo la carta del mondo, è una bellissima carta, è la carta forse di complemento o completamento, diciamo, non so come esprimerlo meglio, però completezza, ecco, diciamo così, completezza. Quando arriviamo realmente a concludere qualcosa di importante nella nostra vita, noi raggiungiamo tutto con il mondo. Tra l'altro è una carta interessante perché vista con il 2 di coppe e con l'asso di coppe potrebbe essere una gravidanza, un figlio in arrivo, la voglia anche di far famiglia. Il mondo è la chiusura di un ciclo, vedete questo ciclo intorno a questo bambino si è chiuso. E adesso però bisogna ripartire da zero, bisogna ripartire da capo, bisogna iniziare a vivere insomma un po' le emozioni che abbiamo un po' insomma vissuto fino a questo momento, riprendere in mano la nostra vita, però con una consapevolezza diversa. Una volta che abbiamo sbloccato la nostra vita, vivremo delle emozioni molto importanti in questo periodo. Le emozioni che devono fluire, l'asso di coppe, un amore nuovo. Sì, sono proprio convinto che i single avranno veramente una grande opportunità durante questo periodo. Vivranno delle grandi occasioni, avranno la grande opportunità di conoscere qualcuno, liberarsi un po' anche da queste paure dell'amore. L'amore fa paura, molto spesso la viviamo proprio così e questo purtroppo è un grande limite che l'essere umano ha. Far fluire le proprie emozioni, far pace. Questa è la carta anche della pace, quindi qualcuno finalmente troverà l'opportunità di chiarire qualcosa o addirittura riceverete voi dei messaggi molto importanti in questo momento. Avrete l'occasione di parlare con qualcuno, di forse ricevere dei messaggi importanti da parte di qualcuno. Sarete delle persone molto volute in questo periodo perché la vostra energia. Vivrete veramente quello che siete, non sarete più bloccati o limitati da questi blocchi che in questo periodo purtroppo ci sono intorno a voi. Allora, voglio prendere pure una carta del potere dei pensieri di Louise Hay, questa è una psicologa abbastanza importante. Allora, vediamo un po' qual è. Apro nuove porte alla vita, queste porte ci sono, credo che saranno anche molto importanti. Ci sono delle grandi novità per voi in questo momento. Allora, gioisco di ciò che ho e so che mi aspettano sempre esperienze fresche e nuove. Accolgo la novità a braccia aperte, confido nella bellezza della vita. Bellissimo questo messaggio, riascoltatelo. Perché secondo me è un mantra interessantissimo in questo momento. Quindi sbloccatevi e apritevi a delle nuove porte che la vita, insomma, delle nuove opportunità che la vita in questo momento vi sta regalando. Allora mi raccomando, questo è un periodo di luna piena, io solitamente non consiglio nessun tipo di rituale, ma questa è l'ultima luna piena dell'anno zodiacale e quindi potete accendere una candela, bruciare il famoso foglietto dove non volete più. Dove scrivete le cose che non volete più nella vostra vita, soffiate al vento la cenere, lasciate che la candela si consumi. Se è una candela bianca, molto meglio perché la luna è rappresentata dal colore bianco. E fate in modo che quel giorno iniziate a mettervi delle nuove mete intorno a voi, a pensare delle nuove mete, anzi ad imporre proprio delle nuove mete intorno a voi. Quello vi aiuterà tantissimo. Grazie come al solito, noi ci sentiamo alla prossima.